Oggi che parliamo? Crema di patate. Crema di patate e porri. Allora, tu devi sapere che la patata oggi, sai, ha preso il posto del tappinamburg, attecchito nel Piemonte, addirittura proprio alla fine del 1900, dunque Re Sole si portava i fiori delle patate sopra qui, tu lo sapevi? No. È vero, te lo dico io. Si portava come ornamento del cappello e addirittura le custodiva tutte queste patate in un modo talmente... ha messo delle guardie che nessuno doveva toccare questo orticello. Facciamo questo porro bellissimo e poi mettiamo le patate che abbiamo già tagliato. Ecco, le patate vanno sempre sgocciolate, messe su un panno e asciugate. Allora, porro, patate, abbiamo già versato la panna al salmone nella ciotola. Ah, sì. Che andremo ad aggiungere la crema di patate a metà cottura. Bene, bene. Mi raccomando, senza friggere. Allora, abbiamo messo dell'acqua, eccola qui, sta bollendo. Io metto del liquore al cacao, eccolo qui. Vedete? Liquore al cacao. E poi mi dai una ciotola, eccola qui. Olio. Aggiungiamo la panna al salmone. Vai. Uno spicchio di aglio. Hai inserito la panna al salmone, piano piano, e lo facciamo andare. Bravo. Allora, noi stiamo preparando il nostro quid. Eccolo qui. Liquore al cacao, olio d'oliva, un profumo di aglio, uno spicchio per dargli una profumazione. Porro, signor Vissani. Sì, dammi una ciotola. Porro d'uovo marinato. Al cacao, olio. Uno spicchio d'aglio pure, no? Sì, sì. Tu sta una frusta, ma dai una frusta. Metto un po' di sale, leggermente. Ecco, batti. Questo è l'albume. È l'albume, lo devi battere, sì. Ecco. Bolle, bolle. Bolle, va bene, va bene. Abbiamo fatto già la crema, vero? Sì. Fammi vedere. Questa qua sta quasi pronta. Questa invece è il risultato finale. Ecco, vedi. Scusa, che ci vuole? Frullata, passata allo chinois. Vai, allora. Che deve essere molto liscia. Prendiamola, sistemiamola. Questa la togliamo. Guarda, ci voleva tanto? Ma tu sei veramente, guarda. Vai. Che mi do... Io no, assolutamente, perché mi devo stancare. Guarda, abbiamo messo i rossi d'uovo a marinare. Ecco, prendi la crema, vai. Metto giù la crema, Questa è la crema di patata e porro. Con panna al salmone. Allora, questo è acqua e cacao. Mi fai delle quenelle, per piacere? Di bianco d'uovo. Dai, allora... Faccio le quenelle? Aspetta, questo aspetta. È un'operazione difficilissima. Ecco, aspetta. Abbasso? Lo mettiamo in acqua e cacao il mio rosso d'uovo. Ecco. Vieni. Mettilo al centro senza rompere. Lo metto io al centro. Fermo, aspetta, sì. Vai. C'è pure fortuna, No, fortuna no. Fortuna. Vai, rosso d'uovo, fai quell'operazione con il cacao. Sì. Leggerissima, non pesante. Non pesante. Pia un torcione. Però sta crema di patate è diventata impegnativa. Vai. Le metti intorno al piatto, queste palle di neve. Qui? Sì, intorno qui. Vai. Bravo, così. Vai, ecco, a scalare. Piegale, vai. Gira. Gira. Vai. Sì, ma... Vai.
sopra. Oh, dammi il campanello. Dammi il campanello. Beh, che dire? È una cosa semplice, no? Grazie, ci vediamo. Crema di patate e porri. Affettare sottilmente sia le patate sia il porro e farli rosolare in una casseruola con burro e olio. Lasciare insaporire, versare il brodo e cuocere per una mezz'ora. Aggiustare di sale e di pepe, aggiungere la panna al salmone, frullare e passare alla chinois. Mettere sul fuoco un pentolino con acqua e liquore al cacao. Adagiare due tuorli in una marinata di liquore al cacao, olio extravergine d'oliva, aglio, sale e pepe. Montare gli albumi a neve e preparare delle quenelle. Far scivolare i tuorli d'uovo nel pentolino sul fuoco, tenerli un paio di minuti e scolarli. Allo stesso modo far cuocere le quenelle, tirarle su e appoggiarle su un panno da cucina. Il tocco di Vissani? Versare nel piatto la crema di patate, appoggiare un tuorlo d'uovo, spolverare di cacao e mettere sul bordo del piatto le quenelle. Più piccolo, ho detto la schiumarola piccola, quella è un ragno. Ma come si fa? Come si fa?